Musicisti si nasce e non li si diventa. Parola di Chiara Dello Iacovo, la ventenne di Asti che ha presentato a Sanremo il brano Introverso, piazzandosi al secondo posto e mostrando, per chi ancora non avesse avuto modo di apprezzarla, carattere e grande professionalità. Lei, che le canzoni se le scrive e che non ha problemi a dire che nonostante le lezioni di pianoforte prese da giovanissima ha capito che la sua strada era il canto all'età di 13 anni, sta girando l'Italia e continuando a raccogliere affetto d'alta qualità anche dopo che si sono spenti i riflettori sul festival. Chiara ha fatto tappa anche ad Alessandria, dove, chitarra sulla schiena, è entrata in una affollata libreria Mondadori che ha ospitato un incontro leggero e pieno di parole corpose al tempo stesso. E di musica, quella fresca e comunque impegnata di una giovane che sa di avere appena iniziato il suo percorso in un mondo all'interno del quale lei per prima si definisce curiosa e felice. Non ho dispetto, né un complesso di inferiorità, se ti risulto solitaria e schiva, e che non trovo quella nostra vecchia affinità. La cantautrice astigiana, che nel suo curriculum artistico è già passata anche per il talent The Voice of Italy, è stata puntata da Red Ronnie, che di musica se ne intende, e che l'ha invitata nel suo Roxy Bar TV per parlare di una strada fatta di soddisfazioni e adrenalina pura, ma anche di sacrifici e lunghe attese. Chiara Dello Iacovo, che a Sanremo si è aggiudicata il premio della sala stampa Lucio Dalla, è ora impegnata nella presentazione del suo album d'esordio Appena Sveglia. Un lavoro che, basta ascoltarlo, non lascia indifferenti. Che non trovo quella nostra vecchia affinità.